Amici sportivi, amici scommettitori, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Un saluto dall'interista dentro. Pronostici della Bundesliga che ragazzi stanno andando bene. Sempre una media di 2 volte, 7 su 9. Quindi direi che fin troppo bene, fin troppo bene. Alla grande, dai. Allora, però, prima di iniziare, io come sempre devo fare i miei saluti intanto ai miei nuovi iscritti. Poi, due hanno un canale, quindi è comparsa proprio il loro nome, quindi io li saluto e sono Federico Messina e Ghost BTV. Gli altri ragazzi, se volete essere salutati, ma non avete un canale, dovete scrivermelo. Mi scrivete, mi sono iscritto e io vi saluto senza problemi. Dai ragazzi, allora iniziamo col botto perché ci sono delle partite che vanno tra oggi e il 29, poi si giocherà nel weekend e poi si giocherà ogni 3 giorni. La Bundesliga, come poi tutti i campionati, saranno così. Borussia Dortmund Bayern Monaco, che bella partita. Ovviamente seconda contro prima, il Borussia è in splendida forma, il Bayern anche. Secondo me qua le quote vedono favorito il Bayern Monaco a 1,85. Direi che però una doppia chance 1-2 che è pagata comunque 1,40 sarebbe la quota migliore da giocare. Bayer Leverkusen Wolfsburg, qua è un'altra bella partita. Bayer Leverkusen favorito e tra l'altro in uno splendido periodo di forma. Il Wolfsburg è sesto, quindi non sta andando così male. Anche se qua una quota dell'1 a 1,73 secondo me è golosa, quindi io giocherei l'1. Eintracht Francoforte Friburgo. Allora, quale quote non so perché danno favorito l'Eintracht. Il Friburgo è comunque settimo, quindi è in lotta per un posto in Europa League, ma viene dato addirittura per sfavorito. Siccome è una partita che non mi piace come è quotata, io direi di stare sugli over-under e metterei un over 1,5, molto semplice. Werder Brema. Borussia Mönchengladbach, questa è un'altra bella partita. Il Gladbach ha appena perso in casa con l'Everkusen e quindi adesso si trova fuori dalla zona Champions. Era terzo, ma è comunque lì in zona. Il Werder Brema ha vinto l'ultima fuori casa 1-0, anche se io qua giocherei il 2 a 1,75 perché è una quota che mi piace molto. Poi proseguiamo con Augsburg Paderborn. Questa qua è una sfida tra due squadre di bassa classifica. Il Paderborn è addirittura ultimo. L'Augsburg è dodicesimo. Secondo me potrebbe fargli comodo anche un punto, diciamo in chiave salvezza. Quindi qua metterei un bel 1x. Lipsia Hertha Berlino. Il Lipsia ha appena vinto l'ultima partita fuori casa 5-0. Hertha Berlino ha vinto il derby 4-0. Quindi sono due squadre molto in forma. Lipsia però ha più motivazioni dell'Hertha, nel senso che si gioca un posto in Champions League, terzo, ma si deve guardare alle spalle da Bayer Leverkusen e Gladbach, che comunque sono 53 e 52, appena 1 e 2 lunghezze dietro. Quindi qua giocherei l'1, quota 1,35. Hoffenheim Colonia. 34 punti per entrambe, sono in una situazione di classifica tutto sommato tranquilla. Qua mi piacerebbe giocare, siccome le quote sono molto equilibrate, giocherei una doppia chance 1-2, oppure se vi piace giocate il gol. Düsseldorf Schalke 04. Ragazzi, il Düsseldorf ha bisogno di punti per salvarsi perché è terz'ultimo. Lo Schalke, anche lui ha bisogno di punti perché è uscito dalla zona Europa, ma ha bisogno, una squadra come lo Schalke, secondo me, punta sempre a un posto in Europa. Motivo per il quale anche qui metterei, nonostante sia leggermente favorito lo Schalke, 2,75 il Düsseldorf, 2,65 lo Schalke, io qua metterei ancora una doppia chance, 1-2. Chiudiamo con Union Berlino-Mainz, partita che vede la tredicesima contro la quindicesima, sono un po' in lotta per la salvezza perché la terz'ultima ne ha 24, lì ci sono 3 punti insomma che li dividono. Anche qua metterei una bella doppia chance 1-2 perché comunque in questo momento della stagione i pareggi non fanno comodo a nessuno. Una vittoria invece può darti una spinta verso i tuoi obiettivi, quindi secondo me proveranno a vincere 1-2.
Io ragazzi vi saluto, vi invito, se ovviamente se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale, a mettere un bel mi piace, giocate, mi raccomando, non tutte le partite insieme, ma magari dividetele, quelle di domani, quelle di dopodomani e quelle di giovedì o mercoledì, ora non mi ricordo. Un abbraccio e ciao a tutti!